Ragazze, ciao ragazzi, scusate l'aspetto molto trasandato, ma in questo periodo sono reclusa in casa e quindi questo è l'aspetto migliore che riesco ad avere. Ho avuto dei piccoli problemi che stanno guarendo, niente di particolare, un piccolo incidente di mestiere, lo possiamo chiamare così? Ho preso una distorsione a pallavolo, quindi sono a casa con stampelle, però sto guarendo. Allora, video prodotti come sempre finiti, acquistati o regalati e da recensire. Allora, ho finito della Essence della linea Rock che uscì un paio di anni fa durante la primavera. Questo spray rinfrescante. Ho deciso di lavare e conservare la confezione perché può sempre servire un vaporizzatore. Ecco, mi sono dimenticata. Come sempre, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi mostro e in più dei prodotti che ho finito, intorno alla mia facciuna, troverete il link che vi manda direttamente al pezzettino di video in cui faccio la recensione del prodotto. Quindi di questo qua troverete la recensione. Se ci cliccate, questo video si fermerà e partirà l'altro. Poi potete ritornare su questo, se vi va. Poi ho finito della cera di Cupra, una crema viso protettiva, effetto dermo riequilibrante, pelli sensibili. Come mio solito l'ho spaccata a metà e l'ho completamente finita. Poi ho finito della Kioti Spari il fondotinta, che era da 30 ml. Buon fondotinta. Ancora finito, è rimasto soltanto il mozzicone senza neanche la nina, una matita per labbra della Rosa Luna. Comunque era una matita per le labbra naturale, color caramello, c'è scritto qua, quindi vabbè, troverete il link che vi manda al video dove lo recensite, quindi potete vedere bene il colore. Ancora ho finito della Eufydra un gloss, un lucida labbra completamente finito. In punta c'è ancora un goccettino, però è difficile da prelevare, quindi lo butto. Era da 5,5 ml. Ok, prodotti acquistati. Andata alla veneranda età di 29 anni, a una festa di 18 anni in stile filippino. Quindi hanno fatto tutto questa ragazza ha ricreato tutto il rito che di tradizione fanno al 18° compleanno della ragazza, e comunque beh, alla fine c'era anche la bomboniera. E lei ha scelto questo ciondolo molto estivo e una conchiglia blu con dei glitterini, molto carina, mi è piaciuta tanto. Mia sorella mi ha portato dei campioncini della Roche-Posay, non so come si chiami. Allora, mi ha portato due campioncini da 3 ml di crema solare 50+, sempre comodi. Ora che iniziano le belle giornate riesco a scendere. Questi qua sono piccolini, magari non so, forse boh, forse me li porterò uno in vacanza, ora vedo. Comunque sono comodi, sono due, vedremo. E sempre della stessa marca mi ha portato tre oddio, cosa sei? L'ho letto 3 secondi fa. Ok, concentrato correttore anti-età. Dovrebbe essere un correttore. La scatolina, la confezione è ancora chiusa. C'è anche la scadenza? No, no, solo il numero del. Ah no, scade a giugno del 2015. Comunque sono tre. Proverò, non so se è un correttore proprio, però c'è scritto concealer. No. Concentrato correttore anti-età. Rughe accentuate, colorito irregolare, macchie premature dell'età, senza parabeni. Proverò e vi farò sapere. Poi sono passata alla Bottega Verde perché mi sta finendo la crema mani. E ho acquistato della linea, non so come si chiami, comunque una crema mani alle mandorle con olio di mandorle dolce emolliente, natura efficace, da 75 ml, e l'ho pagata, dove sta?
qua. 4,99 euro. Per 75 millilitri dovrebbe essere targhetta conveniente. Ninzo. E ovviamente la Bottega Verde, dai soliti campioncini, che ho ricevuto della stessa linea, no, linea capelli, una maschera di Shiblende per capelli secchi all'olio d'oliva, quindi nutriente. Poi una crema viso effetto seta al miele, questa, e una crema viso giorno azione antiruga avanzata con collagene vegetale e elastidefese. Vabbè, una crema viso antietà. Proveremo. Poi è stato il mio compleanno e la mia amica da G-Cube, visto che mi piace un sacco questa linea per capelli, mi ha preso lo shampoo extra lisciante, sono 250 ml da provare. Lei a Natale mi aveva regalato anche la maschera extra lisciante, non l'ho ancora provata, ora ho tutte e due pezzi della linea, vediamo se è veramente extra lisciante, speriamo. Poi ovviamente la commessa ha dato dei campioncini, vediamo che cosa mi ha dato. Della linea enfatizzante Ricci, lo shampoo e il balsamo. Mi trovo abbastanza bene con questa linea. E sempre della linea, della stessa linea dello shampoo che ha acquistato la mia amica, lo shampoo e la maschera lisciante. Quello è extra lisciante, questo è solo lisciante. Che ci sta più qua dentro? Ah, bella. Mi ha fatto a nome mio la tessera fedeltà. Ora partiamo con le recensioni. Ne ho un bel po'. Allora, prima di tutto un lip gloss in italiano. Ok, lucida labbra trasparente e paillette della Kiotis Paris. Allora, il prodotto si presenta in questa confezione completamente viola. Ha l'applicatore tipico dei gloss, quindi la spugnetta. Allora, questo è il prodotto. Non so quanto la videocamera riesca a prendere, ma è un gloss trasparente, un po' lattiginoso, stracolmissimo di glitterini. Forse si riesce a vedere, che c'ho anche la luce naturale, quindi dovrebbe essere più facile per la videocamera riuscire a prendere tutti i microglitterini. I microglitterini sono, diciamo, multicolor, vanno dall'oro verde, arancione, bianchi, argentati, e sulle labbra danno questo bellissimo effetto molto lucido e tridimensionale grazie a questi microglitterini. Mi piace molto, l'ho provato sia al di sopra di rossetti, quindi sul rossetto, però visto che non mi va di macchiare l'applicatore, l'ho applicato prima sul dito e poi l'ho passato sulle labbra. Si perdono un po' di glitter perché rimangono sul dito, però l'effetto è molto piacevole. L'ho provato sia direttamente così con l'applicatore sulle labbra e dà questo effetto molto molto trasparente, molto gloss. È carino, dura abbastanza sulle labbra, non è di quei lucidi che scompaiono facilmente e non è troppo appiccicoso, quindi quando chiudete e aprite le labbra sente quel bla bla bla, che a volte può dar fastidio, a me non dà molto fastidio. Mi piace, è carino. Ah, non vi ho detto come si chiama, Etoile Magique. Quanti ml siete? Sono 6 ml. Mi è piaciuto. Non ho neanche un fazzoletto per pulirmi, vabbè. Amen. Poi matita labbra della Astra numero 32. Questa è la matita nera con il riferimento del colore del numero qui. Cosa ve lo fa vedere? Quanti ml sono? Non lo trovo. Forse non ci sta scritto. Dall'apertura dura 36 mesi. Io le finisco prima perché le matite color carne le uso. Io non ho molta varietà di colori di matite. Mi piace avere una base color carne al di sopra, poter applicare tutti i colori che desidero.
dal rosa al viola, brusso, non mi interessa avere il contorno definito con lo stesso colore della matita del rossetto. Mi sono un po' inceppata, però spero che abbiate capito. Questo è il colore della matita. A contatto con le mie labbra, dà lo stesso colore che ho sulle labbra, è molto simile. Forse tra le matite che quando ho deciso di adottare questa politica della base color carne di una matita e sopra poi i rossetti, è quella più simile al mio colore delle labbra. È abbastanza cerosa, quindi crea una buona base su cui puoi applicare i vostri rossetti. E visto che è così cerosa, anche come contorno e poi applicato un gloss, non rischia che il gloss se ne vada a passeggio per la faccia, ma rimanga all'interno del contorno. L'ho provato con il gloss della Kiko Ultra Shining, non mi ricordo. Se mi ricordo vi metto la nuvoletta con il nome del gloss. Sono quei gloss molto scivolosi della Kiko, che a volte, se non applicati bene, vanno a farsi la passeggiata per la faccia. Con questa matita rimane ben confinato e mi piace. Mi piace. Poi della Stenom, una crema riparatrice per piedi molto secchi e screpolati. Non è un campioncino, ma questa è la confezione originale. Sono 30 ml. Ha questo beccuccio un po' particolare, è una cremina trasparente, ne occorre veramente un goccio. Ne ho messo un pochino perché è molto. Si amplia molto quando si va ad espandere, ma si assorbe abbastanza rapidamente. In questo periodo ho i piedi veramente molto molto screpolati, perché io di solito cerco di fare un pedicure curativo, visto che ho molti duroni. Non è carino da parlarne, però è la realtà. Non sono riuscita a fare di recente un pedicure, quindi per fare una bella pulizia, e quindi mi ritrovo, sono forse 3 mesi che non lo faccio, quindi mi ritrovo con delle parti molto 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 secche. Sì, è una crema che crea l'illusione di un piede non secco, però ho notato che le parti dove è molto, molto secco il piede si squama con difficoltà. Prima bastava che io, non so, grattassi vicino anche così a farmi un massaggino delicato sotto al piede, e mi procurava, cioè, le celluline morte andavano a cadere. Con questo, c'è il cagnolino che forse vuole uscire. Tra un secondo, amore. Con questa crema ho risolto un pochettino il problema. Aspetto un altro, poi comunque devo fare un pedicure assolutamente. Allora, altro prodotto della Leo Crema Viso, un contorno occhi antirughe all'aloe vera. È certificato, oddio, come si chiama? International Oil Science Consilbo. Allora, è una novità, non so se la fotocamera riesce a mettere a fuoco. Comunque è una nuova linea da poco uscita. Vi volevo far vedere l'inci perché l'ho controllato. A parte che al secondo posto dopo l'acqua c'è l'aloe, indi per cui la Leo Crema si sta un attimo, non voglio dire adeguando agli standard delle creme bio, però ci sta provando la ragazza. Non so se è ben messa a fuoco. Comunque, gli ingredienti che ho segnato con la penna sono quelli che hanno uno o due pallini rossi. Il restante sono tutti ingredienti da due o un pallino verde. Quindi, come vedete, è la maggior parte della lista. La crema si presenta ovviamente col solito tubicino, sono 15 ml. L'unica cosa che non mi piace è che al tappino è un po' tondeggiante, quindi non lo riesco ad appoggiare su una base, ma perché va a cadere. Comunque,
l'applicatore classico standard. Allora, questo è la cremina di facile assorbimento, ma non tanto da non permettere di fare tutti i miei massaggini. Perché io l'appoggio prima sull'occhio, poi vado a fare il massaggio per sgonfiare, quindi facendo questo tipo di movimento sulla palpebra e sotto, in modo da sgonfiare un po' la palpebra la mattina, e poi vado comunque a tappettare sulla palpebra per farla assorbire. Si assorbe abbastanza facilmente e quindi ci si può truccare subito dopo senza nessun problema. Mi è piaciuta, allora vediamo un po' cosa dice. In italiano, please. Ok, crema antirughe ad elevata efficacia, studiata appositamente per la delicata area del contorno occhi. Grazie all'azione combinata dei suoi componenti, riduce la profondità delle rughe del contorno occhi, migliora il tono e la compattezza, attenuando efficacemente borse occhiaie, esercita un'azione decongestionante e lenitiva. La pelle sensibile degli occhi si distende visibilmente, appare giovane e levigata, ed è protetta dall'invecchiamento precoce. Dopo un'accurata pulizia del viso, applicare la mattina e la sera sul contorno occhi, picchiettare delicatamente fino al completo assorbimento. Allora, effettivamente ho visto, cioè quando la vai ad applicare, un po' di aloni io non ho borse quando un pochettino di occhiaie, ma soltanto, scusate, soltanto in questa zona. Le mie occhiaie non sono molto estese, si concentrano qua nell'angolo dell'occhio e finiscono più o meno qua. Mi metto gli occhiali perché sennò non vedo niente, poco ciecatella. E ho notato che dopo l'applicazione della crema, l'alone si attenua. Ho visto dopo, da quanto tempo lo sto usando, forse meno di un mesetto, le rughette, qui di espressione, sono un pochino più attenuate, è molto idratata il contorno occhi, quindi si vede proprio che le rughe sono distese perché idratate, perciò mi è piaciuta abbastanza. Che cosa c'era più da leggere? Allora, ricchissima di vitamina E, A e C, complesso vitaminico B, minerali, enzimi e aminoacidi. L'elevata concentrazione dei principi attivi e il ruolo sinergico da essi svolto rendono l'aloe una pianta dalle eccezionali proprietà cosmetiche. Favorisce la rigenerazione cellulare, garantisce una straordinaria idratazione, questo l'ho notato veramente. Rafforza la difesa naturale della pelle, accelera il processo di produzione del collagene. Il collagene favorisce la coesione delle cellule epidermiche, svolge un'efficace azione idratante e di invecchiamento. Di pantenolo e biglucano, attivi nei processi riparatori e restitutivi epidermici. Eufalia, camomilla. Sì. Azione decongestionante, lenitiva e antiaffaticamento. Effettivamente io vedo da questa crema una forte idratazione, mi regala veramente una grande idratazione che mi dura per tutta la giornata. Io la sera non mi sento di dover riapplicare la crema. La riapplico soltanto se per esempio mi capita di fare shampoo e doccia, quindi comunque di bagnare in modo più approfondito, se si può dire. Di un semplice lavaggio serale del viso, e quindi là sento la pelle un attimo tirare, applico un goccino di questa crema e mi si ridrata tutto e sto benissimo. Io avevo già provato la Leocrema contorno occhi all'aloe, ma la vecchia formulazione, quindi quella meno verde, questa è veramente più verde, se l'aloe sta al secondo posto, e già mi era piaciuta. Così riformulata e arricchita mi piace ancora di più. Poi ho provato a fare lo chignon con la ciambellina comprata dai cinesini. Quanto bellina la tipa, è proprio carina.
dietro c'è tutta l'istruzione come fare lo chignon. Vabbè, la ciambella c'è anche un mio capello, la conoscete un po' tutti, è una ciambella all'americana un pochettino elastica. Si fa una coda, si fa passare la coda in mezzo al buco della ciambella, si avvolge la ciambella con i capelli che rimangono dalla coda, si risistema il tutto e avete una bellissima acconciatura in pochissimi secondi. Io l'avevo provato a fare come aveva proposto, aveva dato un'idea Lolla con il calzino arrotolato, soltanto che ho questo è il mio volume di capelli, quindi non sono. Ci sono, però sono molto sottili, quindi se la ciambella è troppo grande, io non riesco con i miei capelli a coprire tutta la ciambella. Questa diciamo che è una grandezza giusta per la mia qualità di capelli. Ne ho viste che esistono anche di più piccine, probabilmente le acquisterò perché a me piace quando ho i capelli che non ho il tempo di fare lo shampoo e lo posticipo alla sera, però la mattina comunque mi devo muovere di casa, devo avere un capello presentabile, mi piace fare uno chignon. A volte intorno alla chiusura non lascio i capelli senza niente, ci passo un nastrino. A mia madre questo nastrino non piace molto, però è simpatico. Ho visto che sono passata dal negozio cinese l'altra settimana, c'è lo stesso sistema però per fare la banana. Se riesco a trovare un video illustrativo su YouTube e mi sembra facile l'acquisto perché a me la banana piace un sacco. Poi, doppio pennello della seta blu da una parte e liner dall'altra applicatore. Questo ho anche comprato da tutto 50 centesimi, l'ho pagato 1 euro. Allora, si presenta nella sua bustina che è molto comoda, non la butterò. L'ho comprato per la vacanza perché avendo la doppia punta è comodo fondamentalmente. Allora, la parte applicatore, questa in spugnetta però è un lattice, prende abbastanza bene le polveri e le deposita altrettanto bene, più della semplice spugnetta, poi è molto morbida. Dall'altro lato ha l'angolato, non so quanto si riesca a vedere, ma è troppo largo per i miei gusti. E poi è molto, ha poca resistenza, quindi ho difficoltà a creare una linea sottile come mi piace, però l'angolatura credo che sia giusta. Probabilmente per quanto è morbido, è più indicato per le sopracciglia. Però sinceramente io l'ho comprato a 1 euro, un doppio pennello, per portarmelo in vacanza, credo che sia più che ottimo. L'ho lavato già diverse volte, non ha perso i peli qua e non si è deformata la spugnetta dall'altro lato perché può capitare. Oddio, cioè, per la vacanza può andare bene perché questo, cioè, non è che quando vado in vacanza mi sento wow, Miss Italia, voglio truccare alla perfezione. Ho bisogno giusto di un trucco che mi faccia sembrare carina nelle foto che poi vado a fare e che non mi faccia perdere troppo tempo, non mi riempi la borsa di cose inutili o comunque se non inutili, doppioni, eccetera. Io con questo, invece di portarmi due pennelli, con questo me ne porto uno e risolvo anche il problema dello spazio. Anche se un pennello non è che porta via tutto questo spazio, però è più pratico. Poi carino. Sì. Poi, ultimo prodotto, come ti chiami? Natural Sponge della Kiko. Allora, è questa spugna naturale, radice della pianta giapponese Konjac. Allora, è una spugna detergente, ora non l'ho lavata, quindi è un pochettino zezza, perché dopo la pulizia va comunque lavata con l'acqua corrente, strizzata per bene. È una spugna che serve a pulire il viso. Se non si usa, non si utilizza, si fa più piccola. Comunque ha difficoltà ad asciugarsi, io la uso mattina e sera. E quando la vado a riprendere è comunque bella che bagnata, non
non si asciuga rapidamente. Questa cosa non mi piace perché può diventare casa di germi e batteri come se niente fosse. Cioè, voilà, si balla qua dentro, è un festino. Allora, io mi sono trovata, diciamo bene, come ho detto, lo utilizzo mattina e sera. Io non utilizzo un detergente perché non mi piace. A volte li trovo troppo aggressivi, non riesco, non sono riuscita ancora a trovare il mio detergente preferito, quindi evito di utilizzarli. Utilizzo per lavarmi il viso la mattina, utilizzo un sapone delicato, utilizzavo un sapone delicato e basta, poi vabbè, crema, eccetera. Ma per la pulizia non ho un detergente preferito, non l'ho ancora trovato. Con questa spugna diciamo che ho risolto il problema della pulizia, perché vado, passo, risciacquo e sento la mia pelle pulita dal sebo, per esempio, della notte, perché non so se avete presente quando vi pulite il viso che hai difficoltà a scivolare la mano perché è depurata la faccia. Questo ho notato. In più ho notato una diminuzione, io presento punti neri, allora, sul mento solo in questa zona, di qua ce ne sono di meno, e sulla punta del naso. Da quando utilizzo questa spugna regolarmente mattina e pomeriggio, mattina e sera, mi stanno diminuendo le impurità dei punti neri. Brufoletti, amen, capita la volta al mese che ti spunta il brufolo. L'Everest, però può capitare. Diciamo che mi sto trovando bene. Per una persona, secondo me, che non utilizza detergenti, è un'ottima soluzione. Non so quanto possa durare, finché dura bene, altrimenti quando finisce, non so se la ricompro perché costa 5 euro, 6 euro, non ricordo. Però per ora mi sto trovando bene. Ok, video terminato. Comunque vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. In gamba, ciao ragazze e ciao ragazzi.